Sono affidati ai carabinieri del nucleo radioimmobile di Cremona le indagini per risalire agli autori del brutale pestaggio avvenuto in via Palestro ai danni di un 38enne straniero. L'episodio di violenza è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, all'altezza di Piazza Coppetti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, lo straniero stava camminando da solo quando è stato accerchiato da un gruppo di giovani che lo hanno aggredito, senza motivo apparente, procurandogli ferite alla testa e al volto per poi scappare tra le vie del centro. Informazioni utili potrebbero arrivare dalle telecamere presenti nella via. Nella zona sono in molti a riferirci che non è strano imbattersi in bande di ragazzi, spesso minorenni, poco raccomandabili, in vena di fare bravate, se non peggio. Non è il primo che succede. Nella via è successo parecchie volte. In effetti noi abbiamo anche le telecamere, io lavoro lì a Quick Photo Zoom e alla fine ne abbiamo sentito parecchie. Questa è una delle tante. Quindi non è tranquillissima? No, assolutamente no. Pur essendo comunque io non abito qua, però sappiamo che non è così tranquilla, sicuro. Ok, ma sono giovani? Sono ragazzi, secondo me sì, adesso non so dirti chi sono, però giustamente vediamo comunque tante bande, ecco, tanti ragazzini, secondo me, che si mettono in gruppo a fare quelle stupidate qua. C'è un gruppo di ragazzi, saranno stati tipo una decina, mi avessero in corso, cioè proprio così a caso urlando, sì. Però sì, preferisco andare in gruppo quando esco di sera, invece che da solo. È successo quando mi sono trasferita a maggio che c'erano dei ragazzini qua, comunque sono sempre qua in giro, magari lì dove c'è l'area giovani, che mi hanno sputato in casa e mi hanno lanciato le lattine in casa, per cui ho chiamato i carabinieri eccetera eccetera, un casino assurdo. Secondo me avranno avuto massimo 16 anni, non di più. La nazionalità proprio non lo so, cioè non li ho visti, comunque era tardi. Io abito qua, di sera soprattutto. Qualche bar aperto con della gente così, un po' così. Poco fa avevo visto che c'erano state un po' delle risse, però beh, tra ragazzine così, poi finita lì. Sì, insomma, bisogna stare un pochino attenti. Qualcuno lamenta anche che quel tratto di via Palestro la sera è troppo buio e nel centro di Cremona torna l'allarme sicurezza. Sarebbe accaduto prima o poi una cosa del genere, me la sarei aspettata. Essendo anche molto giovanile come area, è normale avere un po' di battibecchi tra giovani e cose così. Certo, magari non si spera nelle risse. Sì, sta zona tende a essere un po' buia la sera, onestamente.